Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena, parla Fabio Marcelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR e siamo al nostro oramai più o meno consueto appuntamento settimanale del giovedì per la rubrica Mondo in Transizione. La scena internazionale nell'ultima settimana è stata segnata da una serie di avvenimenti tragici che si innestano su un quadro già in precedenza molto problematico e difficoltoso per effetto della pandemia Covid che continua a imperversare in tutto il mondo o quasi e per effetto di altri fenomeni di carattere globale come il degrado ambientale, in particolare i cambiamenti climatici e aspetti anche di carattere economico e sociale come l'acutizzazione delle disuguaglianze per la quale il nostro mondo è sempre più un mondo in cui ci sono pochi, sempre meno ricchi, ultraricchi e sempre più poveri, che a loro volta diventano sempre più poveri. Questo è un fenomeno di carattere internazionale che riscontriamo poi anche nei vari scenari nazionali. Anche in Italia è noto come nell'ultimo anno siano fortemente aumentate le persone in stato di povertà, quindi fenomeni globali fortemente inquietanti, questi, l'approfondimento delle diseguaglianze sociali, i processi di degrado ambientale, la pandemia che continua a imperversare in varie parti del mondo. E su questo scenario globale fortemente inquietante si innestano poi scenari nazionali o internazionali su raggio più circoscritto di forte tragicità. E qui ovviamente il riferimento per quanto riguarda la settimana appena trascorsa è agli avvenimenti della Colombia e negli ultimi giorni, con ancora maggiore forza e maggiore tragicità a quelli della Palestina. Partiamo da questi ultimi, siamo di fronte all'ennesima riacutizzazione della tensione sotto forma di guerra, una guerra che da sempre praticamente in quella zona è una guerra fortemente asimmetrica perché vede di fronte due contendenti, l'uno dei quali Israele ha a disposizione tecnologie militari di altissimo livello, mentre l'altro contendente, se così vogliamo definirlo, che sono le varie formazioni palestinesi, hanno da questo punto di vista, dal punto di vista militare, una situazione molto più debole. Ma prima ancora che al confronto militare, che pure si è avuto nelle forme che poi cercheremo di analizzare con maggiore precisione negli ultimi giorni, dobbiamo andare a quelle che sono le cause di fondo di questo conflitto, così come si sono riproposte anche nell'ultimo periodo. Ora è evidente che la causa di fondo del conflitto è la volontà pervicace di Israele di estendere il proprio territorio a spese della popolazione palestinese, un processo in atto da tempo che ha avuto praticamente un momento iniziale nel passato relativamente più recente con la guerra dei 6 giorni nel 1967 e l'occupazione dei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza, e un processo di espansione che però continua ancora oggi. E quella che è venuta alla ribalta negli ultimi tempi è la questione di Gerusalemme,
Sappiamo, perché su questo ci sono esplicite indicazioni ed ammissioni da parte delle autorità israeliane, che c'è un preciso disegno del governo israeliano di preservare il carattere ebraico di Gerusalemme, espellendone la popolazione palestinese. Quindi questo processo, questo disegno, che è un disegno strategico proprio a varie amministrazioni israeliane, si è riacutizzato negli ultimi tempi per una precisa volontà del governo di Netanyahu, che è un governo che a sua volta ha delle caratteristiche. Prima è un governo precario, perché lo stesso suo primo ministro Benjamin Netanyahu è imputato per gravi fatti di corruzione, e quindi diciamo così che ha una sua oggettiva debolezza in patria, dimostrata dal fatto che non è riuscito a formare un governo, nonostante il suo partito sia tuttora il partito di maggioranza relativa alla Knesset, che è il Parlamento israeliano. E quindi la scelta dell'aggressione, dell'espansione delle colonie è una scelta alla quale il governo Netanyahu, più di altri governi israeliani, ha fatto ricorso in modo sempre più smaccato e sempre più coerente nel recente passato. E ci sono una serie di fatti da questo punto di vista: l'espansione delle colonie israeliane nei territori palestinesi occupati, e appunto l'altro elemento che è emerso con forza negli ultimi tempi, che è quello del tentativo di espellere i palestinesi da Gerusalemme, dove vivono da secoli, in quartiere come quello di Sheikh Jarrah, quartiere appunto oggetto di questa manovra espansionistica. Un elemento poi particolarmente, diciamo così, negativo dell'azione del governo Netanyahu è il suo appoggiarsi in modo del tutto chiaro e palese all'azione di bande razziste, che sono quelle che sono state scatenate negli ultimi giorni contro la popolazione palestinese di questo quartiere, Sheikh Jarrah, di Gerusalemme, ma anche in altre parti, e quindi una ripresa di un razzismo di massa, fortemente presente in particolare nei settori sociali che fanno riferimento a Netanyahu, che siano coloni o altri settori della popolazione israeliana. Non tutta la popolazione israeliana è su questa linea, diciamo così, razzista e colonialista, ma ce n'è una buona parte organizzata e che ha dei suoi precisi riferimenti politici. D'altronde non dimentichiamo il fatto che le stesse leggi fondamentali di Israele ne hanno previsto in tempi più recenti, e anche questa è stata un'evoluzione estremamente negativa, un carattere appunto essenzialmente di stato ebraico, nel quale quindi tutti coloro che non sono di religione ebraica, che non hanno questo tipo di entità etnica, culturale e religiosa, sono fatalmente destinati a avere una posizione di secondo piano, a non poter godere di una cittadinanza piena. Quindi già questo è un elemento molto discutibile, diciamo così, della Costituzione israeliana attuale, il fatto che saneghi la cittadinanza a buona parte di coloro che poi in Israele vivono, che sono appunto i cosiddetti arabi o palestinesi con la cittadinanza israeliana, quelli che per capirci vivevano già nei territori di prima del 67, di quei territori occupati già con la guerra del 1948. Ci sono città di Israele come Nazareth ed altre, la stessa Haifa ed altre, dove c'è una forte presenza di questa popolazione araba, che ovviamente rispetto a uno Stato con un'identità
fortemente ebraica, sancita addirittura in termini espliciti nella Costituzione, la sua Costituzione si trova in una posizione di discriminazione ed esclusione. E questo, insieme all'altro elemento dell'occupazione dei territori, i cui abitanti non hanno neanche questa parvenza di cittadinanza, fa parlare appunto di apartheid rispetto allo Stato di Israele attuale, e ne parlano persone che l'apartheid l'hanno vissuto in prima persona, come i dirigenti del movimento sudafricano contro l'apartheid ed altri, quindi ne parlano, diciamo così, con piena cognizione di causa. Ebbene, questo Stato che ha questo principio di apartheid al suo interno ha scatenato in questi ultimi tempi una campagna annessionistica volta ad espellere la popolazione palestinese da Gerusalemme, in particolare dal quartiere che abbiamo citato. Questo ovviamente ha provocato una legittima e sacrosanta resistenza dei palestinesi che vivono lì da secoli e che non vogliono andarsene per far spazio ai coloni israeliani, e quindi questo ha portato a un crescendo di tensione, con l'irruzione anche delle forze israeliane nella moschea di Al-Aqsa, che è appunto uno dei luoghi sacri dell'Islam. Ricordiamo che Gerusalemme, fra le altre cose, ha la caratteristica di essere la capitale simultaneamente delle tre grandi religioni monoteistiche. La capitale è comunque una città a fortissimo contenuto simbolico per tutte e tre le religioni, che sono il cristianesimo, l'islamismo e l'ebraismo, e questo carattere plurale della città andrebbe salvaguardato anche nell'interesse appunto della comunità internazionale in quanto tale. Ma questo non è avvenuto appunto perché si è lasciato campo libero alle manovre aggressive del governo Netanyahu e delle bande razziste di coloni che volevano buttare fuori fisicamente, che hanno aggredito fisicamente le case dei palestinesi. Questo, come accennavamo, ha portato a una serie di reazioni a catena, ha portato anche collegate poi in vario modo anche ai momenti elettorali che stanno vivendo da una parte Israele e dall'altra appunto la Palestina, nelle sue varie, diciamo così, sfaccettature, dalla Cisgiordania a Gaza, eccetera. C'è stata la decisione di alcuni gruppi palestinesi di Gaza di lanciare dei missili. Abbiamo registrato anche una certa evoluzione tecnologica, nel senso che alcuni di questi missili per la prima volta nella storia sono arrivati a colpire anche Tel Aviv. Hanno fatto dei danni, hanno fatto anche delle vittime civili, si parla di 6-7 vittime israeliane. Ma la reazione israeliana è stata fortemente sproporzionata, perché Israele ha scatenato e continua a scatenare anche in queste ore il suo enorme potenziale bellico contro Gaza, colpendo anche qui la popolazione civile con cifre di vittime più di 10 volte superiori a quelle provocate dai missili di Hamas. Ovviamente le vittime civili sono sempre dei crimini, chiunque le colpisca si rende colpevole di crimini, perché la resistenza, se è legittima, deve indirizzarsi contro degli obiettivi militari e non contro degli obiettivi civili. Ma sappiamo bene che questo, in una situazione come quella del conflitto fra Israele e i palestinesi, è rimasto sempre un fatto del tutto inapplicato, e chi ne ha fatto le spese è stata principalmente la popolazione palestinese di Gaza, che anche in questi giorni sta piangendo decine di vittime, buona parte delle quali anche bambini. Quindi c'è questo elemento di reazione militare sproporzionata, ci sono altri crimini compiuti, ad esempio il fatto che il governo israeliano stia portando avanti un disegno di sostituzione etnica, di pulizia etnica, con l'espulsione dei palestinesi da Gerusalemme per sostituirvi dei coloni israeliani, è un comportamento vietato
a chiare lettere dell'articolo 49 della quarta convenzione di Ginevra, che appunto vieta alla potenza occupante di sostituire le popolazioni dei territori occupati. Ma ovviamente di questo divieto, come di molti altri, Israele continua a infischiarsene. E i risultati sono appunto questa ennesima guerra, queste ennesime vittime, e facciamo riferimento qui anche alle vittime israeliane, che sono vittime allo stesso titolo ovviamente di quelle palestinesi, anche se sono molte di meno, ma questo ovviamente ci interessa fino a un certo punto. Diciamo così che la guerra che ne risulta è un chiaro indizio del fallimento della risposta basata sulla politica e sul diritto. E questo fallimento a sua volta è dovuto alla mancanza di una chiara e netta volontà e coerenza da parte della comunità internazionale, che dovrebbe fare in modo che le proprie norme siano osservate da chiunque e quindi anche dallo Stato di Israele. Del resto di questa incoerenza abbiamo avuto nel nostro piccolo di Stato, tutto sommato provinciale, assoggettato in tutto e per tutto ai voleri e alle direttive delle centrali dell'Occidente, anche in Italia, anzi siamo andati ben al di là, perché se vogliamo la reazione di Biden è stata molto più netta di quella dell'Unione Europea, e in Italia addirittura abbiamo avuto oggi, se non sbaglio, un'ulteriore manifestazione molto mortificante di questa netta subalternità della nostra cosiddetta classe politica, che è accorsa una manifestazione che si è svolta al Portico d'Ottavia, al ghetto di Roma, in solidarietà con Israele, senza minimamente tener conto del fatto che le vittime oggi sono, ripeto, al 90% vittime palestinesi uccise dagli armamenti di sterminio di cui Israele dispone. E quindi in questo modo questa nostra pessima classe politica, da Letta a Salvini, passando per Tajani e per altri esponenti più o meno noti, si schiera appunto, diciamo così, si priva di ogni possibilità di agire con autorevolezza per indicare una soluzione pacifica a questo conflitto che periodicamente continua a insanguinare una regione molto vicina anche ai nostri confini. Quindi c'è un problema che ci riguarda da vicino come cittadine e cittadini italiani, che è il problema della pessima qualità della nostra classe politica, anche al di là di quelle che sono le denominazioni e le affiliazioni più o meno comode, di comodo, destra, centrosinistra. In realtà c'è un animismo assolutamente sconcertante e avvilente, per cui da Letta a Salvini tutti quanti si schierano in un frangente del genere, da una parte solamente del conflitto, e si rifiutano a priori di far valere le esigenze e i diritti di chi, come la popolazione palestinese, ne costituisce la principale vittima. Questo, dicevo, è molto avvilente, in particolare per noi. Abbiamo visto, circolavano su Facebook e in altre parti le foto di Arafat di qualche decennio fa in compagnia di quelli che all'epoca erano i protagonisti della scena politica italiana, da Berlinguer a Craxi, a Andreotti, ad altri. Bene, con tutti i loro limiti, chi più chi meno, questi erano leader politici che davano quantomeno l'impressione di avere una politica nazionale e una visione ampia, cosa che i nani, i pigmei intellettuali, che sono oggi appunto gli esponenti della classe politica, si chiamino essi Matteo Salvini o Enrico Letta, assolutamente non hanno. Quindi un problema questo nostro, che va poi anche al di là di questa tematica internazionale, che però sono fortemente indicative poi di un modo di schierarsi,
di lavorare, di avere appunto una linea politica innovativa. E qui esempi venendo a questioni di carattere più strettamente nazionale potrebbero essere molti, insomma, da questo piano nazionale di recupero e resilienza cosiddetto, che sempre più si delinea come una scelta esclusivamente a vantaggio delle classi dominanti italiane, con tutti i loro ben noti limiti storici. Quindi un piano che non farà aumentare in modo consistente i posti di lavoro, perché appunto si è scelto che il lavoro non deve essere un criterio per assegnare questi fondi. Non è un criterio neanche l'ambiente, al di là delle chiacchiere, se pensiamo appunto, per limitarci ad alcuni fatti emblematici, al clamoroso e davvero incredibile ripescaggio del progetto del ponte sullo stretto di Messina, che appunto comporterà la deturpazione di un importante paesaggio, e si continua a puntare su queste mega strutture, linee ad alta velocità, compresa il famigerato TAV della Val di Susa ed altri, e invece non si fanno le opere necessarie a consentire una mobilità sostenibile dei pendolari, ad esempio rilanciando le linee ferroviarie di più limitata dimensione, eccetera. O, tanto per citare un altro fatto emblematico, abbiamo un ministro della cosiddetta transizione ecologica, altra formulazione tutto sommato molto ambigua, con la quale si è voluto ribattezzare il Ministero dell'Ambiente, parola che poi è stata appunto espunta da questo livello di rappresentazione anche simbolica di quelle che sono le competenze del governo italiano, che risponde al nome di Cingolani, che la cosa che ha detto più, diciamo così, significativa, ma significativa appunto nel suo assoluto nullismo, è il fatto che per risolvere il problema ecologico bisogna puntare sulla fusione nucleare. Ora, le stime più benevole, più ottimistiche prevedono almeno 25 anni per l'entrata in funzione di questo tipo di fonte energetica, il cui sviluppo è sempre avvolto da una serie di incognite che ben conoscono gli scienziati. E invece la l'esigenza di reagire al cambiamento climatico, impostando appunto lo sviluppo su parametri di effettiva sostenibilità, è un'esigenza che abbiamo da oggi. Abbiamo un ministro che si rifugia appunto in un futuro più o meno fantascientifico, che comunque prevede quantomeno 25 anni da oggi. Nel frattempo, ovviamente, continueremo a far crescere gli effetti clima alteranti dell'energia fossile e così via, perché si continuano a finanziare il fossile, si continuano a finanziare le grandi opere, eccetera. Quindi questa che riguarda l'ambiente è un'altra grossa appunto carenza, direi anche culturale, intellettuale, di questa classe dirigente, che è poi la stella stessa appunto che accorre ogni volta a soddisfare, ma in modo direi quasi subalterno, più realista del re, quelli che sono i desiderata delle potenze appunto guida dell'Occidente, come vediamo appunto rispetto anche alla questione palestinese in questi giorni, ma lo vediamo su tutta una serie di altri terreni, sul fatto che appunto la produzione e il commercio di armamenti si continua a vederli da parte di questa classe cosiddetta dirigente come fondamentali volani di sviluppo. Addirittura avremo il paradosso per cui buona parte, o parte comunque consistente, delle risorse messe a disposizione dall'Europa per questo piano di recupero, eccetera, saranno destinate alla produzione di armamenti, e ovviamente non si fa parola di finire
il commercio di armamenti che poi porta appunto a trasformare tutto il mondo, in particolare le regioni geografiche a noi più vicine, come il Medio Oriente e il Mediterraneo, in polveriere, che prima o poi, come si vede purtroppo in modo tragico in queste ore a Gaza, sono destinate ad esplodere provocando centinaia di vittime civili. Stesso del resto avviene in altre zone, anche a noi relativamente vicine del Mediterraneo. Basti pensare all'aggressione turca, anche lì compiuta con armi italiane ed europee, alla Siria e in particolare alle zone curde della Rojava. Basti pensare al fatto che si continua ad armare fino ai denti gli stati dittatoriali come l'Egitto, come l'Arabia Saudita del regnante che appunto si è reso responsabile, come ormai unanimemente riconosciuto, di un omicidio assolutamente efferato nei confronti di un suo oppositore, giornalista Khashoggi. Ebbene, questo personaggio saudita, l'attuale regnante saudita, è stato, come sappiamo, omaggiato da Matteo Renzi, che ha definito addirittura la situazione saudita attuale come un nuovo rinascimento, ed ha auspicato, anche questo è molto indicativo, che in qualche modo in Italia si segua la stessa strada per quanto riguarda ad esempio il trattamento dei lavoratori. Allora, questo è un altro tema sul quale questa classe dirigente, ma anche qui dobbiamo andare da Letta a Salvini, includendo tutto quello che ci sta in mezzo, è assolutamente appunto schierata da una parte solamente, che è la parte della classe padronale, della classe dominante. Lo vediamo dal fatto che la disoccupazione è fortemente aumentata, che si minaccia oggi di revocare il blocco di licenziamenti che era stato ottenuto in seguito alla pandemia Covid, che il potere d'acquisto dei lavoratori è sempre più basso, che continuano gli omicidi bianchi, gli omicidi sul posto del lavoro, come dimostrato appunto dalla vicenda tragica dell'operaia Luana, questa giovane operaia, questa giovane madre uccisa sul posto di lavoro, come del resto sul posto di lavoro sono stati uccisi negli stessi giorni vari altri lavoratori, spesso anche di origine immigrata. Ecco, questa è l'Italia di oggi, non c'è niente di cui stare allegri. D'altra parte si dice che ognuno ha la classe dominante che si merita, quindi cominciamo a farci ognuno di noi un nostro piccolo esame di coscienza per capire fino a che punto siamo in effetti responsabili e ci meritiamo i vari Letta, Renzi, Salvini, Tajani, Giorgia Meloni e compagnia. Probabilmente un esame di coscienza che oggi è più che mai utile, direi quasi doveroso farsi. Tutto ciò mentre appunto la grande polemica, ad esempio il 1° maggio, che dovrebbe essere la festa del lavoro, sarà tutto lo scenario è stato occupato da Fedez, che è un influencer indubbiamente intelligente, che ha giustamente rivelato le pressioni a cui era stato sottoposto da parte della RAI per non prendere posizione su una legge che pure ha una sua importanza, che è la legge sull'omofobia. Benissimo, siamo solidali con Fedez e dobbiamo apprezzare il suo coraggio e la sua capacità di scendere in campo su questo piano. Ma il 1° maggio, chi è che ha avuto lo stesso coraggio e la stessa capacità per difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori? Chi avrà oggi lo stesso coraggio per difendere i diritti dei popoli oggetto di massacri, si tratti di palestinesi, di colombiani o di molti altri, di curdi, di molti altri che sono oggi appunto massacrati quotidianamente da politiche che hanno origine precisa in Occidente e in Europa? Ecco,
su questo non c'è nessun Fedez che intervenga e c'è una davvero scandalosa, diciamo così, omertà, un Un silenzio silenzio totale totale. che quando non è in silenzio, quando non è silenzio, si tramuta in aperta mistificazione della realtà, come avviene oggi anche per le drammatiche scene dei bombardamenti su Gaza. I media dominanti parlano solamente degli attacchi, che pure personalmente e dobbiamo anche collettivamente riprovare, che colpiscono la popolazione civile israeliana, che però fanno, come dicevamo, neanche 10 volte meno vittime di quelli provocati dalle aerei ad alta tecnologia che Israele ha ottenuto dagli Stati Uniti e da altri stati, tra cui anche l'Italia. Quindi, per concludere, una situazione pessima nel nostro paese, sia dal punto di vista della qualità della classe politica, sia dal punto di vista della qualità dell'informazione, sia essa la stampa o la radiotelevisione. E una situazione con la quale fare i conti per modificarla appunto tenendo conto del fatto che questa classe politica, da Letta a Salvini, ha chiaramente fallito, e quindi ogni progetto di rifondazione della politica italiana, che in qualche modo voglia partire da alcuni di questi personaggi, è destinato a sua volta chiaramente al fallimento. Per oggi mi pare di aver detto tutto e vi auguro una buona serata.